è in corso il vertice al Ministero dello Sviluppo Economico. Direttore, a che punto siamo? Sì Maria, il vertice è cominciato con netto ritardo a causa della necessità di una ristretta, come si chiama in gergo, tra la CNH Industrial e la Industria Italiana Autobus per chiudere tutto quanto l'accordo, quindi siamo in attesa che arrivi la fumata bianca, siamo qui all'interno negli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico al quinto piano, stanze della Commissione perché arrivi questa benedetta fumata bianca che dovrebbe arrivare di qui a breve, ci auguriamo proprio nel primissimo pomeriggio. Allora, direttore, vogliamo fare un po' il punto per chi ci sta ascoltando? Allora, siamo alla conclusione, diciamo così, al percorso conclusivo istituzionale di questa vertenza, per cui oggi quali sono gli obiettivi da raggiungere? Allora, sostanzialmente da un lato c'è l'accordo tra l'Industria Italiana Autobus e i lavoratori e i sindacati sull'assorbimento dei lavoratori. Dall'altro c'è, o almeno dovrebbe arrivare di qui a momenti, l'accordo tra l'Industria Italiana Autobus e la CNH Industrial per l'acquisizione dello stabilimento, quindi il trasferimento di ramo d'azienda. Bisogna mettere insieme le due cose affinché si definisca il passaggio, il trasferimento definitivo di ramo d'azienda da CNH Industrial, quindi da Fiat, ovviamente ramo d'azienda dell'ex Ibisbus, alla Industria Italiana Autobus, la New Co, guidata da Stefano Del Russo. Dovrebbe essere solo una formalità, ripetiamo, pare che l'accordo ormai sia addirittura d'arrivo, quello, il pezzettino che mancava tra CNH Industrial e l'Industria Italiana Autobus, sia solo una questione di dettagli, e dovrebbe arrivare di qui a breve anche il Ministro per suggellare ovviamente l'intesa, ma siamo ancora in attesa, i sindacati non sono ancora stati incontrati, c'è ancora una ristretta, quindi di qui a breve dovrebbe essere allargata la riunione anche alla partecipazione dei sindacati, dei rappresentanti dei lavoratori, e dovrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Ecco, direttore, lì sono presenti dei lavoratori, com'è l'atmosfera, quali sono le sensazioni? C'è tanta attesa, tanta fiducia, presente una delegazione di lavoratori, rappresentanti sindacali, ovviamente i rappresentanti delle varie organizzazioni sono in trepidante attesa di poter mettere la parola fine a questa vertenza e poter cominciare ovviamente a intraprendere un percorso nuovo, un percorso diverso che ci si augura duri molto molto a lungo.